Innanzitutto grazie per i complimenti. Come avevo ribadito settimana scorsa a fine gara con il Potenza, ribadisco oggi, ho trovato le conferme su cui io credevo e avevo visto in settimana, quindi è stata, come dire, un esame, giusto, un buon voto dopo una buona settimana di lavoro. Quindi la squadra è viva. La squadra ci crede, la squadra ha fame di riemergere, quindi oggi sono stati tutti encomiabili sotto tutti i punti di vista. Venire al Partenio con come dire, un aspetto psicologico non al massimo, non a mille all'ora, non era assolutamente facile. Ho visto una squadra con coraggio, molto propositiva e quindi devo fare loro solo i più grandi complimenti. Mister, ma non ha avuto anche lei l'impressione che l'Avellino nel primo tempo soprattutto l'ha avvantaggiato per farle prendere coraggio, per venirla a pressare e dargli il campo praticamente, non perché voi eravate l'ultima squadra in classifica con un punto, ma l'Avellino doveva già dal primo tempo iniziare a mettersi la metà campo. Ma allo stesso tempo io avevo preparato i miei ragazzi non a lanci lunghi, voglio dire, dire al portiere o al proprio difensore per il modo in cui io intendo vedere giocare la mia squadra, lancia la palla su un attaccante o verticalizza, secondo me è brutto dire ai miei giocatori. Quindi io a prescindere dall'atteggiamento della squadra avversaria, come dire, come principi di gioco mi piace sempre la ricerca di palla a terra, quindi giocando con i tre a metà campo c'è costantemente la ricerca della giocata sul play e dal play partono tutte le azioni offensive. Quindi bisogna dare anche merito ai miei ragazzi che, ripeto, venire al Partenio e giocare sistematicamente palla a terra, la ricerca continua del gioco non era facile. Quindi ripeto, l'Avellino è una squadra che ha buone qualità, non è che veniva da tre sconfitte consecutive, ma l'atteggiamento non è stato assolutamente, come dire, passivo o rinunciatario. Ma si aspettava qualcosa in più dall'Avellino o è rimasto solamente il blasone di questa squadra? Quindi no, ho detto prima, venire ad Avellino e giocare non Ma i è. numeri non lo dicono. I numeri sono delle ultime 3 giornate, perché se analizziamo le prime. Prima delle 3 sconfitte casalinghe, magari avvenute in modo così così, l'Avellino era l'Avellino. Venire a giocare ad Avellino non è facile per nessuno, voglio dire. Nessuno troverà vita facile qui ad Avellino, nessuno. Grazie. Mister, nel primo tempo gli inserimenti di Scimia hanno creato un po' di problemi alla difesa della Rinforza, hanno cercato anche quel colpo a sorpresa, con una delle mosse a sorpresa per il piano partita. E poi nel finale ha creduto anche al colpaccio, nel senso quando la linea si è allargata per la ricerca della vittoria. Ma io ho l'obbligo e il dovere di crederci sempre, perché ho dei ragazzi che non mollano fino alla fine. La partita non dura 80-85. Se fossimo stati, come dire, incisivi e decisivi negli ultimi 20-25 metri con l'ultimo passaggio, il primo tempo avremmo raccolto qualcosina in più. Devo, come dire, lavorare sotto questo punto di vista, però, come dire, le premesse ci sono tutte. Secondo me è un pareggio giusto. Nel complesso sì, perché magari primo tempo magari meglio noi, secondo magari una leggera pressione da parte loro, ma era inevitabile. Però nel complesso, secondo me, anche sul fatto del rigore ci sarebbe molto da discutere. Su, parto dietro da un errore comunque di un mio giocatore, Murati, di un passaggio sbagliato, è nato un rigore molto, voglio dire, molto generoso. Però non è la prima volta. Sono dispiaciuto, per questo voglio dire, non ha avuto un attimo di esitazione, su questo sono un po' dispiaciuto, però va bene così.